Intanto buonasera, stasera veramente è successo. Io non sono una persona che fa polemica, di solito sono una persona molto pagata, ma questa sera veramente è successo di tutto, di tutto. Spero che venga messo l'integrale, ma l'integrale inteso come tutto quello che è accaduto, perché sul campo si può anche perdere e sono d'accordo. Il campo si vince, si perde, fa parte del gioco, però c'è modo e modo per perdere, perché riprendere una partita sul due pari, segnare il 3-2, un gol che viene convalidato da tutti e due gli arbitri, successivamente su pressione dei giocatori del Barcrista, che per carità anche i dirigenti del Barcrista sono state bravissime persone, anche la squadra, dopo un po' viene tolto il gol, cioè la prima volta che mi succede, neanche avessimo la VAR in campo, hanno tolto il gol su un fallo laterale. Su un fallo laterale che per ben due volte l'arbitro a bordo campo ha detto è del Peperino, è nera, adesso non so, probabilmente forse il fallo laterale anche loro, però è stato assegnato a noi, sul loro protesta l'arbitro ha risposto è nera, abbiamo battuto, abbiamo segnato regolarmente, perché il gol abbiamo segnato regolarmente, se l'arbitro poi sbaglia il fallo laterale sicuramente non è colpa nostra, viene fischiato, viene convalidato da tutti e due gli arbitri, ci sono le immagini, guardate, potete vedere tranquillamente, è una cosa proprio palese, viene convalidato. Per cui 3-2 a 2 minuti dalla fine, a un certo punto di colpo, pressione dell'altra squadra, un bordello, non si sa quanti minuti siamo stati fermi, l'arbitro annulla il gol. Cioè, ragazzi, io veramente penso che siamo arrivati al limite, perché annullare un gol così. Allora, questo è un gioco. Siamo dilettanti, ci divertiamo e sono d'accordo. Però c'è una regola in tutto, perché altrimenti il gioco finisce, non è un gioco onesto. Allora a quel punto si parla di incompetenza, che è una cosa grave, e mi dispiace perché la Lega non è incompetente. La Lega non è incompetente, la Lega è il torneo più bello che esiste probabilmente in Italia, non è incompetente. Per cui noi faremo ricorso perché ci sono gli estremi per il ricorso, perché è una cosa talmente grave, dobbiamo fare ricorso, mi dispiace, e poi valuteranno in sedi diverse se accettarlo o meno. Che altro dire? Grazie a Mister Davora. Buona serata.